Direttore, si avvicina Napoli-Bari, il presidente De Laurentiis in settimana ha in un certo senso caricato l'ambiente con le polemiche sulla classe arbitrale. Giorgio Perinetti cosa risponde? Ma faccio un distinguo, il presidente De Laurentiis ha fatto delle esternazioni che riguardano il Napoli, che sono, come diceva Bete, il presidente federale, assolutamente legittime e che naturalmente saranno motivate da fatti che sono riscontrabili nelle partite del Napoli recente. Questo è un aspetto. Noi siamo adesso l'avversario di turno, ma noi non c'entriamo niente, quindi noi dobbiamo avere le stesse garanzie di imparzialità, di serenità, di rispetto che ha il Napoli. Per cui noi andiamo a Bari per giocare la nostra partita, sicuri e speranzosi di anche essere, che chiaramente l'arbitro che verrà designato, ma non ho dubbi in questo, sarà l'arbitro più in forma possibile e quindi all'altezza di una partita così delicata, così difficile, che purtroppo affrontiamo senza la spinta dei nostri tifosi. E comunque, ripeto, non penso che le parole di Lorenzo servano a condizionare l'arbitro per Napoli-Bari, io penso che le parole di Lorenzo servano a richiamare l'attenzione su un problema generale che credo però possa essere meglio affrontato da tutte le componenti calcistiche, quindi da tutte le società, dai presidenti, dai dirigenti, dai calciatori, da chi si muove intorno al calcio, la stessa informazione, per cercare di allentare un po' la tensione che c'è sull'arbitro la domenica. E se noi aiutiamo l'arbitro ad essere più sereno, avremo un arbitro che sicuramente sbaglia meno. Allora, queste le considerazioni di Perinetti. Ripeto, l'arbitro designato è Romeo Di Verona, non mi sembra si tratti di un arbitro di primissima fascia. Ma difatti in settimana il direttore si lamentava del fatto che auspicava per la partita Napoli-Bari l'attribuzione comunque di un arbitro cosiddetto di prima fascia. Romeo credo proprio che effettivamente non lo sia assolutamente. Però d'altronde ne parlavamo comunque durante il servizio, a mio avviso le esternazioni di De Laurentiis credo siano mirate a creare questo, diciamo, questo clima un po' di sospetto, non dico di sospetto, però a mettere un po' in guardia l'ambiente su eventuali decisioni che potrebbero comunque in un certo qual modo inclinare la partita sotto binari che secondo me effettivamente non sono poi quelli dello sport, però poi ognuno insomma è libero di fare le considerazioni che desidera. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo. Ciao. Ciao, senti, volevo prima cosa fare i complimenti al capitano del Terlizzi, perché ieri ho visto in replica il gol che ha fatto su punizione contro il Castellana, credo. Sì, me lo lasci, Michele me lo lasci, sì. Sì, il 2-1, credo, sì, il gol del 2-1. Sì. E poi volevo sapere da te, tu cosa pensi, che il Bari potrebbe avere qualche torto arbitrale? Non so, come è successo a Genova, che la Sampdoria si lamentava per gli arbitri e poi ci hanno annullato un gol regolarissimo. Purtroppo nel calcio avviene spesso questo, cioè che quando una società si lamenta magari condiziona un arbitro di non grandissimo livello, cioè se l'arbitro ha le spalle larghe a mio avviso se ne frega, ma se l'arbitro è così così magari potrebbe andare incontro, peraltro non dimentichiamo che si gioca al San Paolo che è uno stadio dove ci saranno almeno 50.000 persone, minimo 50.000 persone, quindi questo potrebbe in qualche modo anche danneggiare il Bari, però noi proviamo sempre a guardarla con mentalità assolutamente sportiva, quindi noi crediamo che la partita si giocherà su binari e su canoni di assoluta sportività, certo, e sarebbe molto grave se a fronte di un'esternazione di De Laurentiis trovassimo un arbitro come dire non pronto, o meglio un arbitro così debole da indirizzare la gara in una direzione piuttosto che dell'altra. Sarebbe gravissimo, a questo punto davvero sarebbe ridicolo. Invece proprio perché De Laurentiis ha fatto molto parlare, io credo che Romeo deve essere molto bravo domenica. Ma perché io credo al di là di tutto che diciamo queste esternazioni fatte dai tesserati, nella fattispecie dai presidenti delle squadre, creino poi anche quei malumori. Non è il caso specifico perché la tifoseria del Bari purtroppo non potrà presenziare al San Paolo, però possono creare diciamo quei sospetti che poi vanno a sfociare comunque negli scontri tra tifoserie, poi in televisione, quindi io penso che comunque un presidente debba cercare in ogni modo comunque di stemperare la tensione, non creare questi equivoci che lasciano sempre il tempo che trovano a mio avviso. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Paolo da Bari. Ciao Paolo, sento ciao. Il tuo ospite. Ciao. Niente Enzo, io mi domando, se ciò accadesse, che il Bari magari gioca bene, perde, cioè noi dobbiamo credere che sia finito veramente
quel calciopoli che dicono, perché io sento Rai 3 domenica, Oliver sì. Bea, il tuo giornalista. Sì. Oliver Bea, sì. Che fa dichiarazione la domenica appunto sugli arbitri. Io non vorrei tutto questo. Grazie. Va bene, fermiamoci per qualche istante, poi torniamo insieme col Bianco e Rosso TB Sport, abbiamo anche un'intervista a Donati da proporvi, parleremo della prevendita di Bari-Juventus e di tanti altri temi, senza dimenticare ovviamente l'approdo del Terlizzi sulla vetta della classifica d'eccellenza, fra poco.